aule ancora insufficienti al liceo scientifico Galileo Galilei di Spadafora. Nessuna novità si è registrata nonostante le proteste di alunni e genitori. La loro lettera ha trovato però il riscontro del sindaco Tania Venuto. Il primo cittadino ha spiegato che la soluzione proposta dall'amministrazione comunale in merito all'assegnazione di aule nel plesso Aristide Gabelli non ha trovato il parere favorevole della dirigente scolastica dell'istituto spadaforese, in quanto le stesse aule sarebbero dislocate su due diversi livelli, di cui uno senza servizi igienici. Il primo cittadino ha spiegato che si era pensato di ovviare al problema mediante la realizzazione di una scala interna da realizzare in corrispondenza dell'atrio, con costi che, a detta del sindaco Venuto, sarebbero inferiori rispetto alla soluzione proposta dal sindaco della città metropolitana di Messina, Cateno De Luca, di utilizzare un immobile nel comune di Villafranca Tirrena, per il quale sono necessari comunque lavori di adeguamento. Il primo cittadino ha garantito il massimo impegno personale della sua squadra di governo affinché il liceo scientifico Galilei rimanga a Spadafora.